Il 13° municipio sta ancora aspettando l'approvazione al Campidoglio per quanto riguarda l'autonomia amministrativa di questo quadrante della città. Il municipio come pensa di poter accelerare in un certo modo questo processo fondamentale? Ma guardate, noi in questi giorni ci siamo riuniti anche con la Commissione di Roma Capitale, con il Presidente, quindi abbiamo fatto una riunione dove c'erano presenti parecchi presidenti di tutti i municipi di Roma. Quello che sta avvenendo fuori è un po' quello che noi temevamo, che Alemanno avesse fatto un anno fa una butade, cioè nel senso che non avesse la capacità e la forza né la volontà di portare avanti un discorso serio sul nostro territorio. Ma siccome ormai sono 20 anni che va avanti questa storia del decentramento, delle varie opportunità, qui l'unico che ha fatto qualcosa è stato Pannella in 100 giorni, quindi è passato un anno da quando il Partito Democratico ha espresso la sua fiducia al sindaco di Roma, si è fidato delle sue promesse e ci stiamo accorgendo che nel frattempo la Lega ha distrutto ancora una parte dell'autonomia di Roma, non del municipio, nel senso che ha ridotto da 60 a 48 la rappresentanza del Comune di Roma. Non ci sembra una buona premessa, né tantomeno la riduzione dei municipi senza far decidere come è da legge nazionale lo stesso comune. Noi siamo l'unico comune che ha il numero fisso contingentato, quindi non ci sembra che queste siano le premesse per far crescere Roma e per farla diventare come a Parigi dei municipi autonomi. Noi ci siamo soltanto accorti che questo non va avanti, il processo è fermo, il nostro territorio non ne può più e come è successo l'altro giorno per il Teatro del Lido e come succederà quando saremo costretti per andare a Roma a pagare il pedaggio su raccordo anulare, cioè noi ci siamo veramente stufati. Pensate che ieri per fare un incontro degno di poter discutere del Teatro del Lido, il nostro teatro, una concessione fatta dalle suore che hanno concesso al comune un loro territorio che quindi ha soltanto l'uso di quel bene, noi dovevamo dovuti andare a parlare col segretario del sindaco perché ci ha fatto questa cortesia, cioè non è possibile, noi vogliamo la nostra autonomia e se non ci daranno entro breve tempo il decentramento noi ci faremo nuovamente un referendum, che stavolta la gente capisce che come è successo a Fiumicino, che è cresciuto economicamente, si sta sviluppando e è cresciuto anche numericamente, anche questo territorio ha la sua dignità perché ha la sua economia, ha la sua risorsa che è il mare e che è la cultura.